Ciao amici, bentornati sul mio canale e benvenuti a questo mio nuovo video. Sono in compagnia del mio amico Marco Ciao Ferrari, compagno di team. Siamo qui a Cadelupi, io ho fatto un viaggio di 3 ore circa dalla Toscana per arrivare fin qua, sono abbastanza stanco, però sono voglioso di cominciare questa nuova avventura insieme a Marco. Sì. Sarà sicuramente una bella avventura. Che sicuramente mi darà dei consigli per affrontare al meglio questo lago, che per me è un'acqua nuova dove non ho mai pescato. Marco è già qui a pescare da un paio di giorni, vero? Sì. Marco? Sì. E eri in compagnia di altri ragazzi del team. Del team. Roberto Vanacore e Richard. E quindi hai già preso diversi pesci, so. Sì. Sì, è andata bene. Per ora E speriamo che continui ancora meglio con te. Speriamo di continuare, speriamo insomma, sì, che questa sessione per me che inizia adesso, invece che per Marco è già iniziata, che prosegui nel migliore dei modi, ok? Sì. Grazie per ora, Marco. Ma figurati. Enorme. Che meraviglia. Bellissima. Tiger con una spugnetta gialla e quindi un innesco neutro, e poi come su una pasturazione a Tiger gentilmente fatta da qui dal mio socio di pesca, che si è fatto tutto il giro sulla sponda apposta per pasturarmi sopra con il cucchiaione. Quindi grande Marco, eccomi. Comunque sembrerebbe un pesce bello pesante, ecco. Poi qui sotto c'è molta acqua. Però ecco, il fatto, insomma, sono sempre un po' sul chibalato, un po' perché è il primo pesce della sessione. Guarda che bolle che ha fatto. L'altro filo là, se uno lo prende, non dovrebbe essere sotto. È sotto. Carola, quando parte. Sì. Sì, sì, andiamo tranquilli. È un pesce molto importante. C'è da dire che il legno o grosso o niente, Zitto, guarda. È una nave. Due over. E Marco. In pochissimo tempo oltretutto, tra i pesci più grossi che ci sono qua dentro. Non me l'aspettavo un pesce così. Pesce molto molto importante. Fantastica. E che potenza, Hai visto che combattimento hai fatto? Meraviglioso. Dai, la rilasciamo. Sì, subito con questo caldo. Che pesce! Pazzesca!
un orologio veramente. Mamma mia, bella. Oh vai. Facciamo riprendere. Poi la liberiamo. Che meraviglia, però stare a bagno insieme a lei è fantastico. Volevo mettere in acqua un po' più fonda perché frega quella pancia da quanto è grande. Che pesce fantastico. Vai, quando ci sei. Meraviglia. Grande Ilenio, grande. Grazie a tesoro per che bacino gli ha dato. Sempre, sempre. Every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Ci si fa, stagli dietro. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this.
this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Molto stanco, sì. Pensavo ripartisse, invece. Fa anche tanto caldo, eh. Occhio, è lì. È un po' storto, mi sbaglio. Dai, lo slamiamo. Sì. Veloce, veloce. Via. Una bella sorpresa tra regine e specchi, l'amore è sempre gradito. Lenio, alla grande, bellissimo pesce. Ah, bello, bellissimo.
Allora amici, insieme a Marco cerchiamo di conoscere un po' questo lago. Marco è già da un po' che lo frequenti, vero Marco? Sì. Ieri abbiamo già avuto prova, insomma, della tua abilità, perché abbiamo già effettuato numerose partenze, quindi numerosi pesci a guadino. E cosa ci puoi dire? Per affrontare al meglio questo specchio d'acqua? Allora, Ilenio, grazie. Una piccola introduzione del lago. Questa è un'ex cava dismessa di più di 20 anni, abbastanza famosa qui nella nostra zona. Ha delle caratteristiche comunque particolari, intanto delle profondità elevate e tantissimi gradini, molti sali e scendi, e non è un ambiente semplice da affrontare, proprio perché avendo dei livelli così alti di sbalzi di profondità, quindi hai visto, siamo partiti con l'analisi dai 3 metri certo, fino ad arrivare ai 13 metri e tantissimi rialzi, poi si abbassa, poi ritorna su, poi precipita, certo, una secca importante qui di fronte, che però non, il pesce non ha stazionato tutto il tempo, no, infatti. Quindi una pesca di ricerca qui è fondamentale. È importante quindi per te fare del buon plumbing, sì, e sì, utilizzare sì, magari anche il dipper. Anche il dipper, per avere una visione, diciamo, più in 3D. In un ambiente come questo sicuramente è sì, uno strumento a nostra disposizione che andrebbe utilizzato nel migliore dei modi. La cava ha un fondale composto di sabbia e ghiaia. E i risultati migliori indubbiamente ce li hai sulla ghiaia, certo, sui punti più duri, certo, anche perché sulla sabbia tende con il rialzo della temperatura un po' a puzzare. E ho notato nel tempo che non è proprio dei punti dove il pesce gradisce nutrirsi. Bene, io un'altra cosa che ho notato è che tendono a partire un po' sempre le stesse cane, proprio per quel discorso che mi facevi te, che è importante trovare il giusto spot, perché non è che in tutto il lago basta calare. Ora, magari i nostri amici saranno tentati a pensare, visto le nostre partenze numerose e copiose anche nel corso della giornata di ieri, che sia un ambiente facile. Attenzione, non è così. La canna che caliamo più velocemente con il bushwalker, hai visto, un metro e mezzo più a destra, no, un metro e mezzo a sinistra, parte. Non parte. È incredibile. Parte in quel punto lì. Quel punto lì, perché siamo alla fine di una discesa e evidentemente il pesce ci gira lì attorno. Più a destra, più a sinistra, un po' prima, c'è un cambio di fondale. Certo. E il pesce non ci gira. Certo, è incredibile. Però non è una cava semplice, anche appunto, nonostante tutte le catture che abbiamo avuto, però io ho notato che appena sono arrivato, ieri ho cominciato a cercare di capire quest'ambiente, innescando delle esche piuttosto che altre, però i risultati li ho visti solamente facendo come mi diceva Marco, utilizzando le esche che mi diceva Marco, quindi effettivamente ogni ambiente, ogni luogo ha le sue leggi che vanno rispettate se vogliamo trarne al meglio i maggiori frutti possibile. E quindi niente, proseguiamo con questa nostra sessione, speriamo che anche oggi sia all'altezza della giornata di ieri. Sicuramente farà caldo. Sicuramente farà caldo. Ieri è stata durissima e probabilmente anche oggi sarà così. Sì. Va bene, ci vediamo nel proseguo del video e grazie per ora, Marco. Ma certo, e andiamo a calare le canne. Andiamo a calare le canne. Ok. E Marco ci fa vedere come usare il bushwalker. Qui andiamo a calare le taglie.
Ok. Un pochettino più avanti, quel punto che viene lì e la tagliamo. Perché l'abbiamo calata lì? Perché lì siamo perfettamente in cima a un plateau. Birbanti. Mamma mia, enorme. Questa è la più grossa dell'altra. Stavo pensando prima, perché la forma è quella, io non l'avevo mai presa prima. Vedi? Mai stupe. Sembrava ma poi c'è. Cioè, l'acqua è molto bella. Cioè, ma un pesce come quello, anche solamente un colpo di coda che si butta giù con tutto il peso. Cioè da due scodate è già sul fondo. Mamma mia. Chiamiamo Richard che torna indietro? Sì. Peccato però, eh. Vabbè dai, facciamo quello che possiamo noi. Mamma mia. No ragazzi. Oh, che spettacolo. Fa soffrire fino alla fine. Che spettacolo di pesce, ragazzi. Questi sono proprio i pesci nativi di questo lago qui, eh. E poi sempre sudata perché siamo privi di artiglione. Eh sì, è quello il difficile. Vediamo se non solo farle abboccare. E vai. E vai, grande. E vai. Marco, grande. E vai. Grandissimo.
È dentro! Guarda che larga che è! Una nave! Oh, che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Questo è un pesce! Che spettacolo! Un pesce grande, Marco! Grazie, poi condivisa con te, Ilenio, è la gioia è ancora più grande! Guarda, inquadra da là! No, che spettacolo! Ragazzi, guardate che muso! Che meraviglia di pesce! Che meraviglia! Adesso però la vogliamo vedere nella sua interezza.